Ivano Abruzzi, direttore della piattaforma infanzia, ehm, che è tra i fondatori dell'Albero della Vita, direttore del settore progetti e delle aree ricerche, ci parla appunto, ci racconta che cos'è questo piano, questa piattaforma infanzia e questi saperi in rete, come metterli questi saperi in rete, in rete è venuta fuori stamattina proprio prepotente la necessità di fare questo, in maniera ancora più, più elevata di quello che si poteva pensare quando abbiamo cominciato. Innanzitutto vorrei esprimere un ringraziamento ai, ai relatori che hanno fatto veramente degli interventi eccezionali e anche a voi che avete avuto la pazienza di seguirci fino adesso. Eh, vi chiederei ancora un po' di attenzione perché adesso presenteremo il progetto Piattaforma Infanzia e poi cercheremo di prendere una, una quindicina di minuti una ventina di minuti per qualche sottolineatura e qualche domanda, quindi rimanete, rimanete fino alla fine eh, il progetto Piattaforma Infanzia è un'iniziativa che è nata oramai due anni fa per l'impegno di Fondazione L'Albero della Vita che è un'organizzazione non governativa un'organizzazione umanitaria che si occupa di bambini in Italia, in Europa e nel mondo, e per iniziativa di Fondazione Patrizio Poletti, che è un ente di ricerca nazionale, che si impegna in particolare in, con progetti di sensibilizzazione, di didattica e di educazione. Eh, la che cos'è Piattaforma Infanzia? Come nasce? Eh, innanzitutto nasce come... Eh, come Prima cosa come biblioteca multimediale, ma guardiamolo come è, com è oggi. Oggi è un grande contenitore multimediale di conoscenze, un catalizzatore di informazioni e notizie, un luogo dove conoscere iniziative e buone pratiche, un luogo dove incontrare il pensiero di persone eccellenti. Ancora una volta eccellente, ricordiamo, è una parola che ci accompagna nella ricerca del meglio. per la crescita della, della cultura dell'infanzia, con una prospettiva etica molto forte, con un impegno etico a preservare eh, tutto quello che riguarda l'infanzia, con una grande attenzione alla, alla comunicazione che è rivolta all'infanzia e alla comunicazione che riguarda l'infanzia. Dicevo che il principio di Piattaforma Infanzia è una biblioteca, una biblioteca multimediale, che è stata la parte costitutiva iniziale della piattaforma ed è, nasce dalla volontà di mettere insieme testi di istituzioni, di autori, case editrici e quant'altro, eh, ONG e reti e tesi universitarie. Quindi tutto un panorama di eh, sapere che normalmente è frammentato nei luoghi più distinti e, e separati. Attualmente eh, il sistema multimediale, il sistema, eh, sì, multimediale è su una piattaforma di un sistema bibliotecario che è stato studiato insieme con l'Università di Bologna e è adattato alle caratteristiche del web, quindi alle caratteristiche più innovative, quindi permette oggi ricerche più trasversali, permettetemi alla Google, okay, eh, ma anche ricerche mirate su testo, su autore, su S ISBN, su parole chiave. E poi permette ricerche complesse eh, per tematiche, sottotematiche e per macrocategorie. Quindi, diciamo, l'idea è stata quella di creare un contenitore dove il ricercatore, non soltanto il ricercatore in senso stretto, ma chiunque vuole informarsi sulle tematiche dell'infanzia, possa avere molti accessi, un accesso eh, facilitato e, e plurimo. Abbiamo dato nella, nella biblioteca un grande spazio, in particolare alle pubblicazioni europee. Se ricordate abbiamo, fatto, abbiamo visto prima il Consiglio d'Europa, in particolare, che abbiamo visto essere un grande patrimonio dell'umanità, in particolare della nostra Europa. E abbiamo inserito tutte le pubblicazioni, ancora in inglese in buona parte, del Consiglio d'Europa, sono circa 200, però con un abstract in italiano, con un indice in italiano, che permettesse quindi di far sapere a buona parte delle persone che non conoscono oggi le pubblicazioni del Consiglio d'Europa, di di, che ci sono, di cosa trattano e quindi di poterle acquisire. E anche con una collaborazione con la, la Biblioteca dell'Unione Europea, anche i testi quindi della, del, della cosiddetta Unione Europea. Inoltre il, diciamo, il sistema bibliotecario prevede un percorso di lettura mensile che eh, abbiamo chiamato focus on e che prevede letture selezionate per un percorso di approfondimento che viene proposto ogni mese. In qualche modo selezioniamo su un certo tema quelli che sembrano essere le letture, le immagini e i video più puntuali, più, più eh, orientati e orientanti su quel tema. Poi c'è tutta una parte di interviste. Questa parte di interviste è un po' più nuova, ma anche mh, nutrita recentemente, anche di interviste molto importanti, anche personaggi istituzionali di un certo calibro. Eh, qual è l'idea? L'idea è quella di incontrare persone eccellenti, ancora una volta, persone che hanno fatto la storia dei diritti dell'infanzia, che hanno. Eh, in anni e anni di esperienza istituzionale all'interno delle reti, delle, delle attività delle organizzazioni non governative hanno accumulato un sapere. Eh, ce ne sono tante, sono tantissime le persone che oggi potrebbero stare qui al palco come i nostri relatori e dire cose molto molto interessanti. Bene, Piattaforma Infanzia vuole portare alla vostra attenzione queste persone. Una terza componente è invece la parte delle notizie. Anche questa è una parte più recente, eh, prevede fondamentalmente una home page dove abbiamo notizie dall'Italia, dall'Europa e dal mondo che, sono, che nascono da una collaborazione redazionale con il CRIN, che è il Child Rights International Network, con Eurochild, il cui presidente Maria Erzo che abbiamo avuto oggi ospite qui con noi, e dal settimanale Vita. Eh, attualmente diciamo tutte, queste, tutte le notizie che troviamo online su piattaforma eh, in forma diciamo in home page e anche poi nelle varie flash news sono notizie che noi intercettiamo dai vari canali quindi dalle varie fonti redazionali ma anche da eh, quotidiani, periodici e siti specializzati eh, sono notizie riportate direttamente dalle loro fonti, ma da gennaio, all'interno della collaborazione con il settimanale Vita, avremo anche uno spazio giornalistico vero e proprio, quindi delle notizie che verranno riprese ma poi anche elaborate direttamente da una nostra redazione. Eh, quarta componente è il network. Eh, scusate, queste sono le fonti redazionali. Quarta componente è il network. Il network oggi è composto da organizzazioni non governative eh, e reti istituzioni e università. Sono soggetti che a vario titolo aderiscono al network portando le loro expertise e le loro conoscenze. Eh, partendo dai quelli che diciamo, in questa conferenza e, e per piattaforma sono stati i nostri patrocini e riconoscimenti, quindi le commissioni parlamentari, la, la commissione straordinaria per i diritti umani, la commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Ma anche l'OSD, che è l'Ocse, come la conosciamo noi in Italia, il Consiglio d'Europa e la Biblioteca dell'Unione Europea. Poi abbiamo queste prime tre università partner: sono l'Università degli Studi di Padova, con cui abbiamo una collaborazione sempre più fitta, l'Università di Bologna, che come vi dicevo ci ha aiutato poi nella sostanza a costruire il sistema bibliotecario, e l'Università della Calabria. E io dico speriamo, insomma anche dall'incontro di oggi, speriamo che anche la sapienza possa presto aderire a questo network. Eh, Reti e ONG Partner sono tantissime, adesso da qua le abbiamo citate soltanto alcune, sono organizzazioni che all'interno poi della piattaforma infanzia presentano o i loro aggiornamenti di pubblicazioni, ma anche in alcuni casi erano proprio uno spazio eh, dedicato a campagne, iniziative, messaggi anche di advocacy specifici, magari in alcuni, in alcuni momenti, eh, uno spazio proprio di networking. Abbiamo questi che abbiamo definito media partner, che sono poi eh, insieme con Shoot for Change che abbiamo conosciuto sono fotografi, eh, agenzie specializzate in fotografia sociale che ci donano e eh, ci mettono a disposizione veramente tutto il loro patrimonio diciamo, di immagine relativo al mondo dei diritti e al mondo delle e poi tutto il panorama delle case editrici che è entrato in piattaforma infanzia portando quelle che sono le loro pubblicazioni, quindi con la possibilità di un continuo aggiornamento di tutte le nuove pubblicazioni relative all'infanzia. Cosa vuol dire partecipare a Piattaforma Infanzia? Partecipare a Piattaforma Infanzia vuol dire segnalare novità editoriali per una biblioteca multimediale, questo diciamo, è stato il primo momento di partecipazione, ma oggi per alcuni soggetti che lo desiderano, quindi è un invito, è anche uno spazio dove diffondere progetti, iniziative, buone pratiche, eh, ma anche campagne, campagne di sensibilizzazione e anche messaggi di advocacy. Quindi l'invito oggi è quello di unirsi, eh? il join in, è quello di unirsi, quindi di segnalarci innanzitutto, ma anche di suggerirci interviste di rilievo e di diventare membro attivo del network. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Ivano Abruzzi.